mai andò. Deriva dalla parola colobrarium, luogo dove nascono le serpi. Questo nome molto probabilmente deriva dalla presenza di serpi tra le rocce battute dal cocente sole. Ancora sti cose segrete? Madonna mia, tanta cunt mortale da vita. Chi sta ancora credere alla magia? Che cosa è pure? Ma spiegami che è tutta una bugia per piacere, congettino. Sapete dove vi trovate? Voi siete a Colobraro, quel paese. È inutile che toccate ferro qua. Quando caccia sfortuna, avete a tenere un cingioc, un amuleto, questo. Ma è proprio perché oggi mi avete trovato di buon umore, ve lo regalo. Ma insomma, ma voi siete proprio sicuri di voler vedere quello vero. Che succede a Colobraro? E i gatti neri sono ricorrenti a Colobraro. Queste strade sono piene di storie magiche, storie di affascini, leggende di monachicchi. La leggenda di Colobraro diventa uno spettacolo. È stato presentato ufficialmente alla stampa l'evento Sogno di una notte a quel paese, che per i 5 mercoledì di agosto animerà le strade del suggestivo centro sinnico. Attraverso un percorso teatralizzato per le vie del centro storico, si narrerà con ironia, ma senza dimenticare la storia e gli studi antropologici di De Martino, come e perché è nata la leggenda secondo cui nominare Colobraro porti sfortuna. In questo modo l'immeritata e infondata fama di Colobraro diventa un modo per promuovere i suggestivi scorci di un borgo dalle mille bellezze, come ci ha spiegato il sindaco Andrea Bernardo. Uno spettacolo ironico, interessante, che parla di noi, delle nostre origini, che spiega perché per tanti secoli l'intera Lucania, come ci ha detto l'antropologo De Martino, è stata, diciamo, afflitta da questa idea della magia, delle fattucchiere, che tutto dovesse passare sotto queste forme di tutela. La stessa Chiesa in un certo momento storico, ci dicono gli studiosi, ha anche approfittato di queste credenze e c'è stato un misto tra credenze popolari che sono diventate poi credenze religiose, si sono mischiati anche un po' i simbolismi e però diciamo noi così ci giochiamo in questo percorso teatralizzato ironico e facciamo conoscere a chi verrà a trovarci il nostro paese che ritengo che sia, come vede, proprio bello nel suo centro storico con le sue vedute e col suo panorama che sono la vera magia del paese. Direttore artistico dell'evento è Giuseppe Ranoia, poliedrico attore montalbanese, che ha curato i testi e coordinato i 17 figuranti, tutti giovani rigorosamente di Colobraro. Allora, abbiamo pensato di realizzare un percorso teatralizzato che prende il via all'ingresso, diciamo, un poco del centro antico, del centro storico di Colobraro. E il pubblico verrà accompagnato da una coppia di guide strampalate, in un certo senso, simpatiche, e dal loro figliolo, che racconteranno un poco delle cose di Colobraro, daranno qualche notizia storica, qualche notizia su qualche personaggio illustre e soprattutto parleranno della iettatura, della nomea di Colobraro, di questa antipatica nomea. Poi strada facendo incontreremo altri personaggi, ci sarà una sorpresa, una storia d'amore contrastata, Concettina che ama un altro giovane così conosciuto d'improvviso, quindi la magia dell'amore, e combatterà contro il volere della madre che farà ricorso a una fattucchiera che provvederà a creare una fattura, una legatura di sangue, e quindi poi l'amore trionferà su tutto, tra personaggi simpatici, monachicchi, benedizioni, slalom tra acque di affascini buttate in crocevia e via dicendo. Ma che ne sono tutti sti gente? Ma che è venuto a vedere i cosci come al teatro? Chi è? Goi non ci sua! E zia Fortunema quando fai brotte, e via che ci forastera qua! Nelle vaffascine bisogna lavarsi la faccia con la mano mangina e dentro la bacinella ci devono essere 3 pietre di sale grosso. Dopodiché va presa quest'acqua e va buttata al primo crocevia, così chi passa si prende l'affascino. Metti la mano destra su questa parte. Pozione, ripeti. Sangue di Cristo. Sangue di Cristo.
demonio. Demonio. Attacca-mi a questo. Attacca-mi a questo. Tanto che gli alleghè. Tanto che gli alleghè. Cademi non si da scurdè. Cademi non si da scurdè. Sogno di una notte a quel paese sarà affiancato per tutti i mercoledì d'agosto da eventi collaterali come la visione di stelle con binocoli e la presenza di astronomi, i balli iatridici e la mostra fotografica di donne lucane di Franco Pinna. Ma non c'è solo questo nell'estate colobrarese. Allora, questo evento innanzitutto si terrà tutti i mercoledì, il 3, il 10, il 17, il 24 e il 31 agosto. Non sarà ripetitivo per chi vuole tornare, perché ogni sera ci sarà oltre il percorso. Innanzitutto la degustazione di prodotti tipici locali, sempre diversi, paste fatte in casa, salumi, carni e quant'altro. E ogni sera anche un evento collaterale diverso, tipo il 10 a San Lorenzo ci vedremo con degli astronomi e tutte le strumentazioni delle volte celeste, il 17 avremo dei balli iatridici tipici, diciamo così, lucani e quant'altro. Il 21 non le dico tutte le date perché c'è veramente quasi tutte le sere c'è qualcosa, sia a luglio che ad agosto nel nostro comune. Il 21 c'è la finale regionale di Miss Italia, perché anche la bellezza per noi è una forma di magia, la bellezza femminile in questo caso. Come l'angioletti, i soliti curiosi, via qua, che vogliono vedere le cose della magia. Se mi stessi cose, no? Che noi a colubrare facciamo la fattura, che affascinavamo, che potevamo far morire pure i cristiani. Che un paese nostro porta sfortuna solamente ad un umanè. Ma voi avete paura di cristiani e di cose che si vedono e che si toccano. Tutto il resto può essere vero o buscire, ma dipende tutto da quello che state andando a capo di cristiani. È vero, come Gangiolini. Beh, noi andiamo avanti, buongiorno. Oh, che sciagura! Che è successo? Chiamate la Madonna Bruna, che a mo' culo vrà il porto pure sfortuna. Ma scotto, ci